Bene, allora, ultimo talk della serata, siamo qui con Valerio Bozzi Bozzolan, che è arrivato qui da Milano poco fa ed è riuscito ad arrivare in tempo per questo Midnight Talk a proposito di 200 licenze in 20 minuti, quindi adesso ti cronometriamo e mi raccomando devono essere 20 minuti. Ah, erano 20 secondi? Vabbè. Allora, un applauso per Valerio e a te la parola. Ciao a tutti. Ah, un piccolo analisi statistica, non lo potranno vedere chi è da casa. Quanti sono venuti qui prendendo il treno per Porto Gruaro? Solo per capire un attimo. Ok. Ah, ecco, aspettiamo gli altri partecipanti, se mi sembra giusto. Ok, allora questo è il Midnight Talk in Summer Camp 2023 sulle licenze. Ho pensato, ehi, usiamo il tema invertito, perché penso che questo forse... Quindi forse useremo il tema nero, perché forse è un po' più opportuno. Per qualsiasi domanda potete anche scrivermi alla mia casella di posta, che è gmail@succhia.cz, non ha nessun riferimento a nulla, e la mia postfix. Altra domanda dal pubblico, quanti hanno una propria postfix, che facciamo un party postfix? Uno laggiù, uno... Siamo in 3-4 rubini, certo, 5. Solo 5, dobbiamo lavorarci un momento. 6, ok, vabbè. Oggi sconto, ci saranno il 28,5% delle licenze in meno, quindi non saranno proprio 200 licenze ma, e non saranno 20 secondi, ma vabbè, andiamo avanti. Anche 42% di Tani in più, vabbè, non ha alcun senso. Ok, sono il direttore volontario dell'Italian Linux Society, qualsiasi cosa sia, dal 1994 promuovono software libero in Italia, e anche mi piace contribuire come volontario nei progetti di Wikimedia, anch'essi, qualsiasi cosa siano. C'è il mio nome in qualche pagina della commissione di Wikimedia Italia come volontario, non ha alcun senso. E anche, oddio, e si vede bruttissimo, scusate che inverto di nuovo, c'era una conferenza di recente a Singapore dei progetti Wikimedia e c'era uno schermo di 200 metri e sono quello che ha mostrato il comando SL, avete presente, Steam Locomotive, che era una mega locomotiva in AsciArt che attraversava lo schermo. Questo è il mio curriculum della serata. Bene, andiamo avanti, rimettiamo un attimo, ecco, siamo qui a parlare di licenze e questa è la schermata dei crediti è la schermata dei crediti delle tre slide precedenti. Andremo avanti così per molto tempo, perché per rispettare il copyright è tipo così che bisogna vivere. Quindi partiamo col quizzone della serata. Pronti? In questa foto c'è una persona che si chiama Maurizio e la mia domanda è: chi è l'autore di questa foto? Ovviamente è... potete rispondere anche se... Maurizio, ChatGPT... Molti di noi, perché 100% una persona ha risposto Maurizio, e la risposta è parzialmente esatta, perché questa foto è stata caricata da effettivamente utente Maurizio, ma in realtà come può analizzare la scientifica, lui ha le mani dietro la schiena e non può aver tenuto il telefono in mano, quindi non ha senso questa cosa, probabilmente chi ha caricato veramente questa foto è un tizio chiamato Draco Robot, tizio, non si sa. Quindi comunque c'è un certo problema di copyright un po' ovunque e non è così semplice capire che insomma chi detiene i diritti d'autore su qualcosa e diciamo chi scatta la foto, chi dipinge il quadro, chi... tipo fai una foto a un pollo, se è un'opera abbastanza creativa tu sei quello che ha diritti d'autore su sta roba. La cosa triste è che di default si applicano tutti i diritti riservati su qualsiasi cosa che faccio, quindi faccio una foto a un pollo creativo, questo probabilmente è sufficientemente creativo, questa foto qua se l'avessi fatta io sarebbe tutti i diritti riservati. Questa frase per noi non vuol dire una cippa, perché cioè, ogni volta che lo leggiamo ce ne freghiamo, ma in realtà significa che se io voglio e vi becco che ci avete questa foto sul vostro sito, posso denunciarvi. Cioè, è tutta, valutate il vostro rischio, però in realtà magari se la uso nella mia tesina faccio quello che voglio, ma se inizio a usarla nell'azienda magari prima o poi mi... Comunque questa foto l'ha scattata l'importantissimo signore barra signora Fernando Losada Rodriguez. Facciamogli un applauso in Creative Commons by SA di questo pollo bellissimo, con modificazioni da Valerio Bozzolan, perché questi gli occhiali, vabbè, andiamo avanti. Quindi dicevamo, la maggior parte di noi non gli frega niente del copyright, andiamo avanti, prendiamo sto pollo, lo modifichiamo, non mettiamo i crediti, è tutta una questione di rischio, ma il rischio c'è, nel senso che l'altro giorno, un mese fa, c'era un adorabile radio web del Piemonte che si chiama Border Radio,
qui anonimizzata come antani.org, che è andata su un certo sito chiamato Google o qualcosa del genere, ha cercato pollo, ha trovato questa foto, l'ha messa nel proprio sito aziendale, sito dell'associazione no profit, e a un certo punto è successa una cosa interessante, che ovviamente uno analizza il rischio e dice, boh, ok, sto pollo l'ho scaricato, non me ne faccio niente, figurati se chi ha prodotto veramente quel pollo mi denuncia, no, perché non cazzo di pollo, cosa vuoi dalla mia vita. Ma è successo questo, che una società molto furba, che è esperta di CEO, non il fumettista, ha pagato $1 all'artista originale che ha fatto questo pollo, no, non esattamente questo pollo, è un esempio, e praticamente si è fatto dare tutti i diritti d'autore su questo pollo. Poi cosa è successo? Questa azienda qua, che ormai era detentrice di tutti i diritti d'autore su quel pollo, ha fatto un bel giro dell'occhio mandando una bella mail alla radio in questione dicendogli, hey, pagami $300 adesso, oppure andiamo in tribunale per $4,000 di danno. Ecco. E chiaramente, se voi siete una web radio che insomma fate il vostro lavoro, per un pollo vi chiedono $4,000 di danno, 300, voi cosa fate? Magari pagate 300 o 400, insomma. Quindi questo si chiama copyright trolling, è una pratica che capita abbastanza spesso, sempre più spesso, capiterà sempre più spesso, perché i motori di ricerca sono facili da... ecco, quindi ok, polli, cioè fate qualsiasi animale ma non i polli, cioè vabbè. Quindi siamo qui a parlare di licenze, di per sé, se non facciamo niente, facciamo una foto e tutti i diritti riservati. Se aggiungiamo una frase tipo non puoi usare sta foto per i bianchi, è comunque una licenza proprietaria. Se dici non puoi usarlo per scopi educativi, è comunque una licenza proprietaria. Questo è un po' poco piacevole, ma se uno dice questa non puoi usarlo per scopi commerciali, comunque è una licenza proprietaria secondo gli standard. E questo cosa significa? Che se ho una licenza non commerciale, il senso è solo io posso farci soldi, voi non commerciali, cioè è questo lo spirito, cioè io voglio il monopolio commerciale e voi vi prega, cioè senso, contattatemi se volete. Quindi queste licenze non commerciali sono più per questo scopo qua, diciamo, non è questa è la chiave di lettura. Poi ci sono le licenze copyleft, le licenze permissive e poi il pubblico dominio, che se morite dopo 70 anni tutto quello che avete fatto va in pubblico dominio. Vabbè, facendo un software, qua, molti di noi qui dentro ha fatto un software in vita propria, un software magari di o più di 8 righe di codice, o magari ha dovuto usarne uno di un'altra persona. Quando uno usa un software di un'altra persona, capitano tre cose divertenti. O me ne frego, principalmente non c'è, lo uso in casa, cioè. Vabbè, The Sims, quanti vicini di casa vostri vi avranno chiesto di piratarlo a casa? Ecco, cioè, voi sapete i rischi, vi denunciano se vogliono, se vi identificano. Oppure ve lo riscrivete da solo, ma riscriversi The Sims in casa, non so, vabbè. Però effettivamente, oppure rispettare il copyright, magari c'è uno che ha fatto Super Tuxcart, volete modificarlo e voi volete aggiungergli un pezzetto, però dovete capire tutta la compatibilità delle licenze, perché se Super Tuxcart è in licenza GPL, voi non potete fare delle patch a Super Tuxcart e metterle in Apache, perché è troppo, cioè dovete scegliere una licenza più robusta. Quindi la regola è, se... Vabbè, questo l'ho scritto dopo, non faccio spoiler. Ecco, se crei qualcosa di nuovo, ma basato su dipendenze un po' esoteriche che non vuoi stare a guardare, di per sé scegli la licenza più stringente, così sei a posto, perché le comprende tutte. La licenza AGPL comprende tutte le cose più copyleft possibile, quindi farai contenti tutti gli altri di per sé. Oppure se fai qualcosa di molto nuovo da zero, potrebbe interessarti invece fare l'esatto contrario, cioè scegli licenze molto permissive, che insomma sono molto ghiotte per le persone, perché non devono mettere crediti come vuoi tu, non devono liberare anche le derivazioni del tuo software. Insomma, e questa è tutta una scelta di più o meno da cosa parti. Cioè, a volte la scelta di una licenza non è una cosa creativa, cioè da cosa parti. Se da cosa parti lo metti in un mazzo di carte e decidi che le tue dipendenze sono questa, allora la massima licenza che scegli è questa, cioè min massima licenza, vabbè, non ha senso, andiamo avanti. Quindi mettiamo che creiamo qualcosa di molto creativo. In questo momento qui non posso mettere questa immagine perché è non commerciale, la mia presentazione invece è per tutti, fate quello che volete. Comunque di per sé tutto quello che uno desidererebbe nel mondo è, quando voi create qualcosa, non volete che un altro abbia fatto esattamente quello di cui avete bisogno,
ma con una licenza che non si capisce che cacchio dovete fare. Cioè, conviene, cioè, da utilizzatori è bello quando uno vede una licenza, già la conosce, eccetera, eccetera. Però è così bello scegliere licenze con nomi del cazzo. E quindi ne sono nate veramente tantissime. Faccio un esempio. UMAP, quanti lo conoscono? Stanno alzando la mano, zero per due persone, incredibile. E praticamente è un software che non usa nessuno, adesso ve lo faccio anche un po' vedere, praticamente che ore sono? UMAP, non so, eccolo qua. E vedete questo sito qua, è bellissimo, praticamente su una map base di OpenStreetMap, è brutto come la morte questo software. Comunque, tu puoi metterci dei punti di interesse, tipo il tuo negozio, delle scarpe, il tuo veterinario del coniglio, eccetera, eccetera. E, questo software è stato pubblicato in licenza What the Fuck Public License. Che è una licenza di software riconosciuta dalla Free Software Foundation. In sostanza, i termini e condizioni sono: fai un po' quello che cazzo ti pare, basta che non mi rompi. Quindi, questa è una licenza valida e comunque, perché no? Però alla fine, no, aspetta, però alla fine, magari uno, insomma, siccome noi siamo tutte persone appartenenti a questa scienza esatta che è l'informatica, cerchiamo un attimo di poter usare ciò che ci piace. Vabbè, taglio corto, ho fatto una query WeData, una query Sparkle per trovare. Non ha alcun. Questa query l'ho scritta sul treno, ci ho messo 5 ore e adesso la riguardo, non saprei descriverla. Quindi vado avanti. Ah sì, la cosa interessante di questa query è talmente grossa che praticamente poi volevo condividerla a voi, ma il servizio di URL shortening è andato in crash perché è troppo lungo. Ma nel senso, il principio di questa query è: interroghiamo il più grande database di conoscenza strutturata dell'universo conosciuto e chiediamo tutti i software noti. E questi software chiediamo, vedete, questa è una scheda di un software in Wikidata, per esempio, no? Questo è un software noto, ha la licenza, quindi soggetto, predicato, complemento oggetto, ha questa tupla qua di licenza, quindi potrei interrogare tutti i software per licenza e raggrupparli un po' e capire un po' quale licenza è usata di più. Questo era un po' lo spirito. Poi la cosa si è andata un po' fuori mano perché volevo anche capire quelli che erano approvate da Free Software Foundation, quelli dall'OSE, Open Source Initiative, qualsiasi cosa siano queste cose qua. E in più però non era così semplice perché uscivano cose strane, tipo che la MIT License era la più usata, ma non è vero perché in realtà la GNU-GPL era una delle più usate. Ma la GNU-GPL ha un sacco di versioni e quindi era difficile capire, ok, ma trovami tutte quelle figlie dei figli del. Questa è la query, non saprei descriverla, comunque funziona. E questo è il risultato incredibile. La GNU General Public License ha vinto, poi c'è l'MIT, l'Apache, questa non l'ha mai visto nessuno nell'universo tipografico, è incredibile, guardate quanto il pubblico è entusiasta. E possiamo andare a vedere la classifica. Quindi abbiamo, questa praticamente la query fa, questa colonna qua è l'uso assoluto, quindi qui ci sono 5137 software schedati in Wikidata che usano la MIT License. MIT License pubblicata il 25 gennaio 1984, giusto per un piccolo vabbè, e mentre soltanto 2560 software sono inventariati utilizzando la GNU General Public License, quindi vedete che apparentemente l'MIT è più usata, ma invece no, perché la nostra query è incredibile, cerca i figli di figli di figli di figli, e quindi la GNU General Public License in realtà ha 1000 versioni e qua conto tutte quelle lì e sono in realtà 7296, quindi questa è ordinata per questa colonna. Quindi abbiamo la classifica internazionale, musica, primo, GNU General Public License, seconda, MIT License, terza, Apache License, quindi questa è molto copyleft, questa è un po' più permissiva, bla 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 bla, PSD, finalmente, quella ha tre clausole, è usata da 1000 software, che comunque è un peto in confronto alla GNU GPL, cioè la GNU GPL ha sfondato di brutto, poi c'è le PSC License. Poi abbiamo la Mozilla Public License, usata da Tandem, tutte queste cose qua. Poi abbiamo un sacco di software libero e il CC0, quindi gente che dice fai quello che vuoi in pubblico dominio e non devi aspettare che muoia quella persona. Cioè, una persona sceglie questa licenza per avanzare questa cosa. E eccetera, eccetera. Una delle che. Notate che non c'è la What the Fuck Public License in questa classifica, però. Ah no, la 17ª, subito sotto la versione 1 della MPL, però Eclipse non sta facendo una buona classifica. Quindi questo era soltanto per dire che probabilmente 24 software al mondo su 10-15 mila inventariati usano questa licenza. Potreste usarla, quindi perché no? Meglio di uno, meglio di due, sì, usiamola. E tra l'altro posso far notare una cosa, la WTF Public License è approvata da Free Software Foundation, ma non dall'Open Source Initiative. Questo è triste. Cioè,
No, vabbè. E, mentre faccio notare un'altra cosa. Ok, peccato. Vabbè, c'erano delle croci da qualche parte. Ah sì, no. Boh, fatto un po' culo questa presentazione. Ah sì, no. Vedete qualche licenza non commerciale da qualche parte? No. Righe sega. Sì, perché c'erano delle robe che non hanno senso. Però cerco no commercio. Ecco, tipo la licenza. Per esempio, c'è qualcuno che rilascia software con licenza per contenuti. La Creative Commons, quindi già non ha senso. E poi gli mette la non commerciale che non è libera. Quindi questo è triste vederlo qua. Ci sono 36 software, sarebbe carino trovarli. Anche c'è qualcuno che rilascia software con una licenza per documentazione e che quindi questo non ha senso, cioè non è approvata dalla Free Software Foundation come licenza per software, perché non è fatta per software. Cioè, ci sono delle righe interessanti in questa tabella, quindi sarebbe interessante fare il contrario, cioè vedere chi sono queste 359 persone che rilasciano software con licenze per contenuti, e probabilmente il viceversa anche, ci sono dei contenuti rilasciati con licenze software. Ebbene, questo assolutamente non aveva alcun senso come presentazione, però è stato bellissimo, probabilmente avevo anche un'ultima slide. Fine, e boh, basta, mi torno a casa, e ringrazio la logistica che mi ha permesso di venire qua a 13 minuti d'arrivo dalla trena, è stato allucinante. Danilo, per avermi preso abbiamo mandato macchina. Danilo, il nostro NCC privato, a prendere Valerio in stazione. In via non si sa. Infatti, lo sapevi, sì. Va bene. Allora, un grande applauso per Valerio. E, che altro dire? Direi che dopo questo talk possiamo tutti andare a dormire felici, augurarvi una buona notte. E ci vediamo poi domani per la terza e ultima giornata dell'ESC 2023.